Stato e perché vogliamo essere protagonisti del nostro presente e artefici del nostro futuro. E col vostro aiuto vogliamo continuare a farlo. Nel 2001, quando ci siamo insediati, Serrara Fontana era la Cenerentola dell'isola Ischia. Avevamo tantissimi problemi e uno su tutti era la crisi idrica. Abbiamo dovuto battere i pugni sul tavolo. Cesare allora ha battuto i pugni sul tavolo per aver riconosciuto un diritto di tutti i cittadini, anche i cittadini di Serrara Fontana. Ed oggi siamo additati come un'amministrazione che funziona bene da tutti i cittadini dell'isola d'Ischia, un'amministrazione pulita, un'amministrazione che fa le cose, una cosa che mi riempie di orgoglio, ma che deve riempire di orgoglio voi che ci avete votato. Abbiamo nelle slide, come avete visto, realizzato tante cose che non vengono nemmeno rappresentate. Posso citare lo slitto, come dice l'Agnello del Casale, la messa in sicurezza di via Sant'Angelo, gli interventi che sono stati fatti alla Mattoma, e questo l'abbiamo fatto in un periodo in cui abbiamo dovuto friggere i pesci con l'acqua. Cioè, se l'ha detto bene, dal 2011 ad oggi abbiamo perso 1,5 milioni di euro di soldi che potevamo spendere sul territorio, in termini di manutenzione, in termini di progetti, in termini di miglioramento della qualità dei servizi. 1,5 milioni di euro per il Comune di Serrara Fontana è mezzo bilancio. Eppure siamo riusciti a fare tante cose, anche cose bellissime che non vengono rappresentate nelle slide. Abbiamo attivato il servizio di scuola bus orientato ai bambini, e questo grazie alla collaborazione, alla disponibilità, alla dedizione di mamme, di papà, di nonni. Siamo stati in prima linea a qualunque ora del giorno e della notte per le emergenze. Cito una, quella del 2002, la neve che è arrivata a Serrara Fontana. Ebbene, grazie alla volontà, alla dedizione, alla disponibilità di tanti giovani del servizio di igiene urbana, di dipendenti comunali, di persone, siamo riusciti a pulire le strade e a tenerle sicure. Nel 2009 siamo stato l'unico comune che è intervenuto per più giorni nella frana del Monte Rizzi, di casa Lucera. E siamo stati il primo comune ad arrivare nella frana del Monte Rizzi. Di questo sono orgoglioso come amministratore, ma soprattutto come cittadino di Serrara Fontana. L'altro giorno, dopo ieri sera, un amico a Sant'Angelo mi ha detto: sai, sono stato avvicinato dai sostenitori della lista opposta, mi hanno chiesto: ma come mai sostieni Caruso e la sua lista? A questo amico ho detto: guarda, vieni a Fontana e ti darò degli argomenti per rispondere a queste cose. Primo argomento che va detto a queste persone è che, confrontando le liste, entrambe di brave persone, confrontando le liste non c'è competizione. Noi abbiamo una squadra di persone che hanno amministrato, che hanno dimostrato di saper amministrare, ma soprattutto che hanno realizzato tante opere. Secondo motivo per cui bisogna votare questa lista e ti sei schierato da questa parte sono le opere realizzate. Abbiamo riaperto l'Eremo di San Nicola, che era chiuso da ben 17 anni. Stiamo ancora lavorando per risolvere i problemi ereditati dalla passata amministrazione in termini di gestione. Qui lo diceva Gaetano, c'era una fontana non funzionante, adesso c'è questo bellissimo centro. Cava del Meno era un'area abbandonata e degradata, adesso c'è un campo per...
A Ferrara stiamo realizzando un campo di calcetto con parcheggio internato, struttura destinata ai ragazzi dopo 50 anni di promesse. Scendendo ancora al Ciglio, abbiamo collegato via Brenna Versa Ciglio, il tratto finale di via Brenna Ciglio con col Ciglio. Abbiamo creato lo svincolo del Casale, lo svincolo a Serrata, il parcheggio alla Esca. A Succhivo, avete visto le immagini, abbiamo fatto sì che la provincia mettesse a posto i marciapiedi, la messa in sicurezza delle reti, una riqualificazione di via Succhivo. Abbiamo pensato all'ambiente, alla casetta dell'acqua. A Sant'Angelo abbiamo realizzato la messa in sicurezza di via Sant'Angelo, la riqualificazione del tratto di strada che sta vicino alla chiesa. Abbiamo ripreso l'edificio scolastico che era completamente abbandonato. Stiamo per realizzare il primo depuratore che ci sarà sull'isola Ischia e verrà realizzato a Serrara Fontana. Abbiamo fatto un qualcosa di storico, abbiamo tolto una risorsa che del territorio a pochi che pagavano 3.000 euro l'anno alla regione Campania e incassavano centinaia e centinaia di migliaia di euro e l'abbiamo restituita alla collettività, ai cittadini di Serrara Fontana. Sto parlando del popolo di Santa. E la restante opere pubbliche me le tengo per i comizi. Terzo motivo per il quale, per dire agli amici, io ho scelto la lista insieme per Serrara Fontana è perché è la lista che vincerà le elezioni il 5 giugno del 2020.